che intendeva la letteratura come, spesso come un esercizio stilistico, aveva inteso la letteratura come testimonianza. Si era messo contro il potere politico, il fascismo prima e poi perfino il Partito Comunista, guardate, era stato uno dei fondatori del Partito Comunista questo signore, alla Cascina Mara, insieme con Gramsci, qui sopra Brunate, c'era stato anche lui, un piccolo manipolo di gente che avevano fondato il Partito Comunista. Naturalmente era una linea minoritaria, e come nei grandi partiti, quando nascono e poi quando crescono e quando si sviluppano, ci sono delle correnti differenti che rischiano di sfasciare tutto, ecco, anche il nostro qua apparteneva a una corrente che aveva rischiato di brutto, se n'era uscito dal Partito Comunista che aveva fondato, aveva dato vita a una sua visione di un socialismo umanitario e cristiano, e poi dopo ha patito anche dopo la morte le calunnie di quelli che hanno detto che era una spia del fascismo. Ancora oggi si dice, ogni tanto si dice che aveva fatto la spia, diciamolo sottovoce, togliendo delle colpe enormi, insomma, ecco, nei confronti di questo personaggio, insomma, veramente delle colpe enormi. E comunque la sua carriera di scrittore è stata una carriera di scrittore di testimonianza, non un letterato. I suoi libri, Fondamara si diceva prima, si citava prima, ci vorrebbe qualche ora per parlare di questi libri, io mi limito a citarli, a stimolare, a riprendere nei vostri scaffali quelle cose che avete letto o che hanno letto i vostri figli in epoca lontana, insomma, ecco, Fondamara, Vino e Pane, sono libri usciti, non in Italia, badate, nell'epoca del fascismo, lui aveva l'ostracismo dalla cultura e dalla politica italiana, erano libri in cui si parlava contro il fascismo, insomma. Dopo la guerra, quando è rientrato, si è messo contro il Partito Comunista, perché Una manciata di more, un libro pubblicato in Canton Ticino, Lugano ha avuto sempre questo ruolo importante per tanta cultura italiana, una cultura dell'esilio, mica solo con Ignazio Siloni, l'aveva già ha avuto questo ruolo con Foscolo, per esempio, con Leopardi, avevano pubblicato a Lugano, a Capodiponte, insomma Ignazio Siloni aveva pubblicato lì in Canton Ticino, e questo libro soprattutto attaccava il Partito Comunista, perché parlava della crisi di un personaggio che aveva fatto l'impegno politico in una struttura come quella appunto del Partito Comunista, ed entrava non potevano entrare in crisi di fronte a un atteggiamento autoritario che era costato allo stesso Secondo Tranquilli, alias Ignazio Silone, aveva costato la radiazione, era vissuto sempre in esilio, insomma, è vissuto sempre in esilio sostanzialmente. Quindi prima contro il fascismo, poi contro il Partito Comunista e infine contro la Chiesa, contro un modo di intendere la Chiesa cattolica, lui che proclama, ripeto, è stato un libro formativo per la mia generazione e non solo per la mia generazione, la generazione del 68 si è abbeverata soprattutto su questo libro per intendere un modo diverso di essere cristiani, un cristianesimo delle origini, il recupero di un cristianesimo delle origini, diciamo la venerazione nei confronti degli ideali evangelici della povertà. Chiaro che non ha avuto gran successo, insomma. Solo gli insegnanti, ma gli insegnanti appartengono a una specie un po' particolare, spesso hanno fatto sempre di testa loro, sono stati spesso accusati di fare, come dire, propaganda politica nella scuola, ma se questa è propaganda politica, se far leggere Ignazio Silone e proclamare questi valori di libertà intellettuale, di libertà politica e anche di purezza evangelica, beh, se questa era fare propaganda politica, si spera che continuino ancora a fare. Io conosco insegnanti che ancora ci credono in queste cose e ancora perfino fanno leggere un mio collega, un mio amico, poeta Alessandro Quattrone, dice che sta facendo leggere Il segreto di Luca, un libro
non è molto coerente con Fontabara o con Vino e Pane, perché certo è un po' più sposta il discorso su un tormento psicologico dei personaggi che non si addice molto al primo Silone. Primo Silone è uno scrittore molto realista, anzi neorealista. Qualcuno dice che lo scrittore neorealista per antonomasia, cioè la descrizione dei fatti, delle cose, la rappresentazione della vita, delle campagne, dell'Abruzzo, del suo Abruzzo in cui lui era nato e da cui era andato via presto, perché il terremoto, l'amico, il dottor Pippo Di Rosa parlerà proprio di questo terremoto che aveva interessato, aveva distrutto il paese in cui era, tra le altre cose, dove era nato questo Ignazio Silone. In questo terremoto aveva perso la casa, aveva perso tutto, aveva perso i genitori, insomma era stato costretto ad andare via. Ebbene, in Fontamara e in Pane e Vino si rappresenta proprio la vita con uno stile, diremmo, scabro, come era uno stile semplicissimo, forse anche per questi professori facevano leggere questi libri, perché volevano anche insegnare il culto della scrittura e anche il culto della lettura, perché sono dei libri belli da leggere, insomma, che vanno consigliati. Ecco, io realmente mi sento di poter dire, evviva, io sono stato profondamente siloniano come me, molti altri, e profondamente anche come insegnante mi sentivo impegnato in questa battaglia proprio per il ripristino della lingua, per il rispetto della scrittura, per il rispetto anche di una scrittura di contenuti, di valori. Ecco, Ignazio Silone era un autore che testimoniava, che dava dei valori e che ancora oggi, ripeto, è di grande attualità. Ripeto, in tempi recenti è tornato sicuramente di attualità, anche se non ce se ne rende conto, è tornato d'attualità dopo le dimissioni di Benedetto XVI, è tornato d'attualità dopo i tanti, tra virgolette, revisionismi ideologici, insomma, ecco, perché questo realmente, il suo revisionismo lo aveva fatto e lo aveva pagato amaramente. Ripeto, ogni tanto esce qualche notizia, si è trovato un documento per, come dire, per buttare ancora fango sull'autore, per dire che era una spia dell'ovra, Ignazio Silone rimane come una stella luminosa, realmente, in una nostra letteratura molto asfittica. Il nostro romanzo, che è tutto, come dire, la nostra scrittura è tutta quanta tormentata, piena di complessi. Ecco, questo era uno scrittore luminoso di una generazione che sapeva che cosa voleva dire, aveva in mente un suo ideale, ed era un ideale di forte contestazione. Leggete, se volete, i saggi Uscita di sicurezza, in cui chiaramente lui parla. C'è una frase molto importante, io qui chiudo, dice: io non ho mai scritto tanto per scrivere, dice in un suo intervento giornalistico, io ho scritto sempre per dare un messaggio. Oggi è una parola che non si pronuncia più, insomma, ecco, questa del messaggio, guai se un critico letterario si azzarda a dire un messaggio, ci si porta a, come dire, all'Ottocento, ma evviva, ben venga questo Ottocento per uno scrittore che, ripeto, va ancora oggi ripresentato, rivalutato, e grazie agli amici di questo gruppo che hanno voluto che si parlasse di lui. Grazie al Presidente di avermi dato l'occasione di presentare
di strano, io sono siciliano da oltre 40, da 47 anni per la precisione, a Como, ma vivo a Bordoli dalla famiglia Comas che mi ha, nell'ultimo mio libro, mi ha battezzato Comasco d'adozione, ormai, dopo 47 anni, e mi trovo a scrivere un libro che parla, che esce fuori dall'ambito comasco, parla di dei vigili del fuoco, oggi si chiamano, e si chiamano, all'epoca si chiamavano pompieri, i civici pompieri delle città italiane. Una ricerca che è durata circa 3 anni e accomuna al terremoto del 1908 di Messina anche quello della Marsica, ed è la prima volta che io, non avendo l'età di Vincenzo, essendo molto più anziana, mi detto si studiava non Siloni al liceo, ma si studiava il Manzoni. Quindi mi sono avvicinato a una terra dove io ci passo spesso durante l'estate. Lontano la vedo, ma ci passo per andare giù in Sicilia, e quest'anno l'ho voluta visitare, l'ho trovata bellissima, anche perché ho detto a mia moglie, dico, io devo vedere una zona che ho scritto, cui ho scritto paesi, mi devo rendere conto che cosa è oggi Avezzano e cosa è Sora, e tutti questi piccoli paesi collocati su montagne ripide che furono distrutti completamente. Il terremoto, e questo mi collego con l'amico Vincenzo, della Marsica si ritrova negli scritti di Ignazio Siloni, e si ritrova in Uscita di sicurezza, si ritrova in altri, in Fontanamara e in altri, ma si ritrova soprattutto in un'intervista che lui rilasciò nel 1955 alle Figaro Lettere, e dove lui descrive che cosa significò il terremoto nella sua zona. È terrificante. Io le stesse considerazioni le ho trovate poi fatte da Gaetano Salvemini a Messina. C'era la differenza di età fra Ignazio Siloni, che era un bambino di 15 anni, Sanvemini, che era già professore all'Università di Messina. Sanvemini perse a Messina tutta la sua famiglia. Dell'ultimo suo figlio il cadavere li ritrovò tutti. E uno dei suoi, l'ultimo figlio, non ebbe mai la gioia di poter rivedere il cadavere. Lo cercò molti anni, per molti anni, nelle aule delle università, poi lui da Messina arrivò a Firenze, all'Università di Firenze, e cercando di vedere negli occhi dei suoi alunni, di rivedere il figlio, e sperava che magari i russi l'avessero portato via. La stessa sensazione io ho trovato in Ignazio Siloni quando descrive la morte della madre e la morte del fratello, che io vi leggo nelle sue testuali parole. Vi leggo la parte. Dopo 5 giorni ho ritrovato mia madre. Era distesa presso il camino, senza ferite evidenti. Era morta. Io sono molto sensibile. Tuttavia non ho versato una lacrima. Qualcuno ha creduto che non avesse cuore. Ma quando il dolore supera ogni limite, le lacrime sono stupide. Mio fratello è stato trovato in un secondo tempo. A forza di urlare, aveva la bocca piena di polvere. Ecco, la
differenza tra il terremoto di Messina e quello di Avezzano e della Marsica fu questo, che le case che erano antiche ma soprattutto fatte di terra, e quando si distrussero, Avezzano fu distrutta completamente, la polvere riempì, soffocò le persone. Messina era una città di 125.000 abitanti, grossissima, e aveva le case erano blocchi, di blocchi grossi, per cui non soffocarono le persone. Morirono perché poi soffocate anche dall'acqua, dallo tsunami che c'è stato nello stretto. La differenza è questa, ma c'è la stessa sensazione. In questo quadro generale arrivano i pompieri di tutte le città italiane. Arrivarono a Messina, da Roma, da Bologna, da Firenze, da Milano, arrivarono in Calabria, e qui io espongo praticamente quale fu la loro attività, il loro intervento. Non trovarono ostacoli. Nella Marsica i pompieri furono bloccati da Salandra, dal capo del governo. Salandra, come Giolitti, non credette all'evento disastroso. Avezzano, le autorità di Avezzano furono completamente, morirono tutti. Salandra si aspettava che il prefetto o qualcun altro gli mandasse un telegramma per accertare la notizia. Non lo ricevette, e quando si rese conto che la situazione era grave, erano già passate 12 ore e anche 24. I primi interventi arrivarono il 14 nel pomeriggio, un giorno e mezzo dopo, ad Avezzano, a circa un'ora e mezza di strada. In Sicilia erano ben più lontani i tempi per arrivare a Messina e a Reggio Calabria. Giolitti credeva che in Sicilia fossero crollate quattro case. Dice: ma no, non è vero. Lo testimonia un giornalista francese, Jean Carrère, che scrisse le sue memorie e che dice: io ero lì con Giolitti. Ma no, dice, non è vero. Dice: quattro casette sono crollate. Lo stesso discorso di Salandra. Salandra bloccò i corpi civici, mandò quelli di Roma col primo plotone dell'esercito, e gli unici corpi, l'unico corpo che partì furono quelli di Bologna. Il comandante di Bologna e il sindaco di Bologna decisero che dovevano partire, e partirono subito ai primi. Il 14 mattina loro arrivarono, erano già da mezz'anno. Successivamente arrivarono anche altri corpi, dei civici pompieri di Firenze, arrivarono da Putrio, e arrivarono da Napoli, e da Rieti, arrivarono anche da Milano, e si indirizzarono su altre zone. Le situazioni erano diverse, complicate. I pompieri fecero degli sforzi enormi di questo corpo meraviglioso, e riuscì praticamente a salvare parecchia gente. E io qui lo documento. Vi scrivo soltanto le conclusioni, quanto scrisse un giornalista del Corriere della Sera, che racchiude il nocciolo del suo territorio e riprende. Io ho ripreso il titolo del libro. Il libro è stato pubblicato con patrocinio, ancora una volta, dopo ormai io sono in contatto con l'Istituto di Studi Storici Gaetano Salvemini di Messina. In questa difficile ricerca mi hanno anche servito le due professoresse di
storia alcuna, la professoressa Michela D'Angelo dell'Università titolare di cattedra di storia moderna all'Università di Messina, nella mia facoltà scienze politiche, e la professoressa Caminiti, titolare di cattedra di storia contemporanea, sempre nella stessa facoltà, e hanno dato il patrocinio come istituto di studi storici Gaetano Salvemini e poi il patronato a Prologo di Avezzano, dove io ho presentato il 4 dicembre nella caserma dei pompieri di Avezzano il mio libro in anteprima, e contemporaneamente l'editore lo ha presentato a Roma alla piccola editoria di Roma. Domani io lo presenterò alla caserma dei civici pompieri di Appiano Gentile, di cui ora vi dirò per concludere. Intanto vi leggo cosa diceva Guelfo Civilini: meravigliosi e modesti eroi questi pompieri di ogni città d'Italia. Li abbiamo visti quando tutto il palazzo era un'immensa fornace, questi di Bologna, parla del palazzo dell'Università di Messina, arrampicarsi con le pompe sui cornicioni cadenti per salvare dall'incendio la Banca d'Italia. 42 milioni furono così salvati da loro, una cifra immensa, 1908. Un pompiere, Pagolini, rimase per 18 ore in un buco profondo sotto la minaccia continua del crollo di tutta la montagna di macerie che gli pendeva sul capo, senza mangiare, per salvare una donna agonizzante, e non riuscite ad estrarre un cadavere. Nell'androne dell'università, quando sono entrato, quattro di questi modesti eroi mangiavano del pane e del formaggio, riposandosi sotto la porta pericolata. Presso a loro, in due grandi casse, erano raccolte le cose più preziose, portate giù da poco, dalle sale superiori della biblioteca, codici miniati, manoscritti arabi e greci, collezione di incunaboli, questi sono stati i nostri pompieri e sono ancora oggi, lo hanno dimostrato poi nel 1915 e lo hanno dimostrato anche recente nell'Aquila. Quando io finivo di, quando pubblicavo il mio primo libro sul Como nel 2009, l'Aquila veniva distrutta con gli stessi problemi che io avevo visto nel 1908. Gli unici pompieri, pompieri non mandò, Como non mandò pompieri in Marsica. I pompieri all'epoca si univano con i vigili urbani. Non era un corpo sufficientemente forte da poter essere mandato nella Marsica. Como si indirizzò su altre strategie molto importanti. Ancora una volta Como dimostrò la sua generosità ospitando, mandando sia aiuti finanziari giù nella Marsica, ma soprattutto praticamente facendo venire qui 20 ragazzi, 20 orfani, che dopo un paio di mesi ritornarono giù ai loro paesi, perché non erano orfani ma erano spersi nel traffico che c'era, che era avvenuto. A differenza del 1908, quando qui a Como arrivarono 84 orfani siciliani che furono istruiti a Como da Alessandro De Orchi e tanti altri dell'epoca. L'unico corpo di cui io ho trovato documentazione all'archivio di Stato a Roma, in una nota mandata dal prefetto di Como, furono il corpo dei volontari di Appiano Gentile. 8 pompieri volontari partirono da Como per prendere il treno e arrivare a Sora, nella valle dell'Inri, quindi fuori da, allora si considerava tutta Marsica, oggi Sora è provincia di Caserta e quindi di conseguenza zona di Caserta, da Caserta. E arrivarono a Sora, è stato un paio di settimane, oggi la provincia,
gli ha dedicato l'articolo su questo. E i pompieri, il capo del distaccamento, mi ha permesso domani di presentarlo ad Appiano Gentili. Ecco il mio libro. L'attualità di questo libro, l'attualità di questo libro credo che si possa racchiudere in quello che nella postfazione che ha scritto un mio collega di università, professore dell'Università di Roma. Riflettere sui fatti non è del tutto inutile per il futuro, poiché se nulla si comprende, nulla di adeguato si fa, altri disastri potranno avvenire. E ci vorranno allora nuovi, meravigliosi e modesti eroi per salvare città e vite a dispetto di presidenti, ministri, deputati e senatori, commissari straordinari, generali, ammiragli, prefetti e quanti altri, anzi contro di loro, e nonostante le loro contorte, contraddittorie, interessate o maniacali disposizioni, a dispetto delle intriganti reti burocratiche e delle lentezze, dei rinvii, delle clientele, del mafia.